Un saluto a tutti, sono Giorgio Raffaelli e adesso leggerò due poesie che ho inviato al Premio Bologna in Lettere del 2021. Comincerò con la poesia premiata come finalista. Ritorni. Annuisci con gli occhi, scontando l'evidenza, che i gesti, altro da noi, non assecondano. Le mani veloci nella borsa, la banchina che sente prima il treno, ritornare comunque, e tu con esso, all'abitudine allenata dai luoghi dove resti. Cerchi di fare spazio nell'intorno obbligato di un posto, mentre lo schermo nella mano apre altro spazio che porta notizie, i soldi che non bastano al mese, una cultura che brucia veloce, le relazioni mai del tutto verosimili, e le strade che si incrociano dei morti e dei vivi, con parole indistinguibili per gli uni e per gli altri. Dove provi a rincontrarti tra nomi che non pensavi e inghiotti con un sorso d'acqua, per subito rituffarti nello stesso elenco tenuto nel presente da un lessico emendato dal rimpianto. L'arrivo in stazione sincronizza la ragione all'altoparlante. Scendi. Continui poi, quando torni, come sempre, nell'altra direzione, ad aggiungere e togliere, aggiustando la sintassi del giorno che si spegne con le domande intatte. Convinta sia importante comprendere come. L'armadio. Una mattina ho aperto l'armadio e non c'era più corrispondenza tra quello che entrava dalla finestra e le maglie tra i ripiani ormai alla rinfusa. Da un po' trascinavo la stagione tra gli alti e bassi atmosferici e d'umore, fino ad oggi, che il cambio non è più rinviabile, con la maglia a cui pensavo la sera prima evidentemente del tutto inadatta, sorprendendomi impreparato. Tra le scatole fluisce efficiente l'avvicendamento indispensabile, finché in atteso un capo, non mio, mi raggiunge da un angolo. La luce del lampadario non trova i colori sbiaditi, ma un altro corpo ne riempie la taglia. Lo ripongo nello stesso angolo e lascio che sedimentino i vestiti. Tra poco sarà tutto riordinato.